posto morto da un è rinato, è nata la vita proprio. Il luogo di aggregazione, che in questo quartiere non c'è una piazza, non, le strade sono strette con palazzi alti, qui è quasi una boccata di ossigeno. Il convento nasce nel 1600, questa è una zona di confine rispetto alla città, piena di conventi. Successivamente nel 900 è diventato un carcere minorile per alcuni anni, finché è intervenuto Edoardo Di Filippo, che ha deciso di aiutare i ragazzi e prima ha ristrutturato il teatro che si trova all'interno di questo edificio, e successivamente, dopo il terremoto dell'80, quando il carcere è stato dismesso, è stato utilizzato come centro polifunzionale in favore dei ragazzi del quartiere. Lo scugnizzo nasce attraverso un'occupazione da parte di una serie di comitati riuniti in un collettivo che si chiamava Scacco Matto alla fine del 2015. Lo spazio era in uno stato di abbandono veramente pesante, cioè c'erano almeno 30 cm di foglie accumulate, un abbandono totale, il rame strappato dai muri. Noi con le altre 4 colleghe abbiamo ritinteggiato proprio da noi le pareti, abbiamo pulito, abbiamo messo su una situazione. L'obiettivo era ovviamente quello di restituire questo spazio, che è enorme e molto significativo nella storia del quartiere, e tra l'altro uno degli spazi più ampi che si trovano nel centro storico, restituirlo alla cittadinanza dopo decenni di abbandono. Allora, l'azione si svolge su 2 livelli. Uno è quello proprio del recupero materiale della struttura. Abbiamo cominciato dal piano terraneo, poi siamo passati al primo piano, ne restano ancora altri 3. Poi ovviamente c'è un'azione più propriamente politica, che è quello che noi facciamo negli spazi recuperati. E qui si fanno svariate cose. Abbiamo un collettivo che si occupa di migranti, di migrazioni e di lingue, quindi quasi sempre c'è qualcosa che ha a che fare o col tema dei migranti o col tema degli scambi linguistici e dei corsi di lingua. Abbiamo una palestra che è attrezzata per molti tipi di sport, quindi ginnastica, arti marziali, tessuto, arti circensi. Il teatro è sempre aperto, quindi ci sono sempre concerti, compagnie teatrali che provano. Nel terreno ci sono una serie di botteghe artigiane, perché è importante il recupero delle attività del quartiere. Ci sono molti laboratori, c'è mosaico, c'è scultura, restauro, cucito, poi questo è il nostro laboratorio di ceramica e decorazione. Questi artigiani praticamente mettono a disposizione il loro saper fare. Per la comunità del quartiere questo è innanzitutto appunto un luogo di riferimento urbano, che è un po' la piazza del quartiere. Lo hanno a pochi metri di distanza, ne hanno fatto una loro base quotidiana, il loro tempo libero. Lo scudizio liberato fa parte di quel gruppo di edifici che sono stati prima occupati e poi assegnati dal comune, perché sono di proprietà comunale, all'uso civico da parte di una comunità di cittadini, quindi non ad un'associazione, ad un ente giuridicamente definito, ma proprio ad una comunità, che per sua natura si trasforma nel tempo, perché non sono sempre le stesse persone che l'agiscono. In questo spazio, in questo laboratorio di mutuo soccorso, è l'organo di decisione sovrano e l'assemblea di gestione, che si tiene ogni settimana in questo periodo di sabato. Le decisioni sono prese dal consenso, quindi non la maggioranza. Se tutti sono d'accordo su una cosa, si procede a farla. Ci tengo a sottolineare che l'assemblea di gestione è aperta, è pubblica, e chiunque si rispecchi nei nostri, diciamo, nelle nostre linee guida, nei nostri principi di antirazzismo, antisessismo, antifascismo, possono venire e dare consigli, partecipare, proporre e in qualche modo prendere parte attivamente alla vita di questo spazio. Sono trovata qui perché facevo un corso e poi il maestro ha abbandonato il progetto, e sarebbe stato lo scugnizzo senza laboratorio di ceramica. E quindi abbiamo deciso noi 4 di prendere in mano la situazione, e così abbiamo comprato un forno e stiamo andando avanti con questi laboratori, sia per i bambini che per gli adulti, e quegli adulti ci aiutano a finanziare, a tenere su tutta la situazione praticamente. Allora, le uniche fonti di finanziamento sono le attività che svolgiamo all'interno dello scugnizzo. Non abbiamo finanziamenti né pubblici né privati, quindi
abbiamo fatto in una determinata occasione un crowdfunding per fare dei lavori del teatro, poi in genere facciamo appunto delle attività che producono un ritorno economico che noi reinvestiamo nel recupero della struttura. Con l'utilizzo del teatro, che è una delle sale concerti probabilmente meglio attrezzata di Napoli, quasi ogni settimana c'è un qualche tipo di concerto di ogni genere musicale, che ci permette quindi di essere riconosciuti dagli abitanti della città come un luogo nevralgico in cui viene proposto un altro tipo di attività culturale, un altro modo di fare musica, diverso da quelli dei circuiti mainstream, dei grandi locali che invece hanno un tipo diverso, più di gestione degli eventi, più rivolto diciamo a quello che dice il mercato, mentre invece, visto che siamo una realtà autogestita, questo ci permette di in qualche modo di non dover sottostare a determinate regole. Essendo stato per secoli l'unico carcere minorile della città, ha sempre svolto un ruolo molto forte, sempre stato presente nell'immagine della città, perché comunque molte persone nell'arco degli anni hanno avuto parenti, amici o conoscenti che sono passati in questo luogo. Questo era una cella di isolamento del carcere. E questa cosa ovviamente ha contribuito anche alla forza del messaggio quando è stato liberato, perché far vedere che un carcere da una zona di repressione, da un edificio che comunque evocava nelle menti delle persone qualcosa di negativo, è diventato invece qualcosa di positivo. Perché è un posto molto vissuto sia dalle persone del quartiere, da tanta gente. Io vedo persone di tutti i ceti sociali passare di qua ed è bello perché poi c'è integrazione.